Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Dopo un periodo di assenza, eccoci di nuovo qua. Infatti abbiamo una nuova promo su FIFA 21, che però è propedeutica per FIFA 22. Infatti ci saranno un sacco di SBC da completare per ottenere dei bonus sul nuovo gioco in uscita a fine settembre. Quindi andiamoci a vedere di cosa si tratta e poi ci andiamo a vedere anche la prima sfida uscita proprio oggi alle 19. Come potete vedere, l'evento si chiama FUT 21 pre-campionato. FIFA 22 offre ancora più modi per progredire e competere rispetto a prima. Inizia la tua stagione di FUT 22 con premi esclusivi grazie al pre-campionato FUT di FIFA 21. Quindi gioca e vinci premi in FUT 21, ma anche su FUT 22. Che cosa ci dice? Ci dice che i giocatori potranno sbloccare premi in FUT 22 durante questo periodo, inclusi pacchetti, consumabili, giocatori in prestito e altro ancora. Durante la prima settimana di precampionato, quindi l'evento viene diviso in due, inizia venerdì 27 come prima tranche e poi sarà la seconda a partire da venerdì prossimo. Puoi ottenere premi per iniziare a giocare a FUT 22, completando le sfide creazione rosa giornaliere e gli obiettivi specifici di FIFA 21, potrai sbloccare i seguenti bonus. Bonus crediti, FUT 22, 5 partite, 1000 crediti per 2, quindi praticamente sarà possibile sbloccare un bonus di 1000 crediti per 10 partite, che è una roba molto importante perché insomma 10.000 crediti a inizio di FIFA 22 sono tanti, e in particolare questa è una cosa che era stata rimossa l'anno scorso perché, mancando il catalogo che ti permetteva di riscattare tutta una serie di preziosissimi strumenti per partire al meglio, questo in qualche modo va a sostituire questa perdita e ci dà la possibilità di avere quel guizzo per potenziare da subito i nostri team su FUT 22. E ci dice appunto che ogni giorno saranno disponibili queste sfide creazione rosa riscaldamento di FUT 22, e completandone 5 di fila andremo ad ottenere il premio di gruppo bonus crediti per appunto FIFA 22. Quindi a partire da oggi, sabato, domenica, lunedì e martedì, usciranno queste sfide riscaldamento che andranno a essere fondamentali per ottenere questi benedetti crediti per iniziare su FUT 22. Poi ci dice: pacchetto Kickstarter FUT 22 che include i seguenti contenuti: 5 stile intesa, di cui un'ombra e un cacciatore garantito, che anche qui insomma tanta roba, perché andiamo a risparmiare almeno 10.000 crediti a inizio gioco, che insomma sono comunque un numero di crediti discreto, magari perché ci ritroviamo dei giocatori che non sappiamo se terremo per tanto tempo, quindi non ci andiamo a sprecare di andare ad acquistare dei stili d'intesa, ce li ritroviamo. 5 contratti giocatori oro rari, che onestamente fanno sempre comodo, però io mi aspettavo che, così come su FIFA 21 erano state rimosse le forme fisiche, magari su FIFA 22 venivano rimossi anche i contratti, perché insomma sono secondo me uno spreco di crediti inutili, soprattutto per chi magari non shoppa e quindi se li ritrova di rendita per tutto l'anno, bisogna stare sempre là a comprare contratti, ma va bene così. Una divisa scelta FUT 21 tra le divise speciali è il Chavo, Venice Beach, Alive and Kicking e Stelle del Futuro FUT. Quindi tra, diciamo, le best of di FIFA 21 ti darà la possibilità di andare a scegliere una da portarsi dietro anche su FIFA 22. E poi abbiamo un pacchetto giocatori oro, quindi un pacchetto giocatori insomma neanche chissà quale granché, però comunque magari è materiale per SBC, visto che immagino sia sicuramente non scambiabile. Pacchetto Lega Personale FUT 22 che include i seguenti contenuti: pacchetto 3 giocatori oro Bundesliga, di cui almeno uno raro; pacchetto 3 giocatori oro La Liga, di cui almeno uno raro; pacchetto 3 giocatori oro Ligue 1, di cui uno raro; 3 giocatori oro Premier League, di cui uno raro; pacchetto 3 giocatori oro Serie A, uno raro. Continua a seguirci in gioco per maggiori dettagli sui altri premi di FUT 22 che saranno disponibili durante la seconda settimana di precampionato. Durante il precampionato di FUT 22, appunto, tutti i premi saranno non scambiabili, manco a dirlo. I premi ottenuti saranno assegnati entro il 12 ottobre e dovranno essere riscattati almeno entro il 12 novembre su FIFA 22, altrimenti, anche se avete fatto le SBC, li avete persi. Contenuti pacchetto il meglio di, quindi all'interno dei pacchetti durante il periodo di precampionato ci saranno tutta una serie di giocatori che ritornano nei pacchetti, e abbiamo Firmino, Lime, Foden, Acuna, Verratti, Hazard, Chilwell, Vinicius, abbiamo i Neymar, Ronaldo, le versioni quelli top, tornano alcuni Toti
come ad esempio Mbappé, c'è Messi Tots, quindi tutta una serie di giocatori interessanti che trovate comunque a questo link. E ci dice poi che il precampionato di FUT ci permette di iniziare con slancio la stagione in FUT 22, i premi richiedono ovviamente l'acquisto di FIFA 22, vabbè, grande marchettata di casa EA in questo caso. Per quanto riguarda appunto quella che è la prima SBC che è stata rilasciata, è proprio questa Riscaldamento Sfida 1, che ci dà come giocatori un pacchetto giocatori oro su FIFA 21 e in più contribuisce in quello che è il appunto bonus crediti nel momento in cui le andiamo a completare tutte e 5. Quindi mi raccomando, non vi dimenticate di entrare alle 19 ogni giorno per poter riscattare, non perdervi queste sfide di scaldamento. Vediamo la settimana prossima quali saranno i premi, ma già questi, devo dire, sono premi che comunque minimo sforzo, massima resa all'inizio di FIFA 22. FIFA 22 che comunque sarà anche molto 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 interessante, perché ragazzi, notizia incredibile di oggi: Cristiano Ronaldo torna al Manchester United, quindi a maggior ragione, se non l'avete ancora fatto, io vi consiglio di preordinare FIFA, le versioni, quelle digitali, perché vi dà la possibilità di poter ottenere un one to watch garantito, non scambiabile. E ci sarà un hype pazzesco, perché quest'anno ci saranno tante carte, tra cui Messi, tra cui probabilmente, chi lo sa, forse anche Mbappé se andrà al Real Madrid, e sicuramente Cristiano Ronaldo che è appena arrivato al Manchester United. E quindi si vanno anche a ridisegnare un po' quelli che sono gli ecosistemi delle varie intese. Immagino già un Ronaldo che dà tripla con Bruno Fernandes, eccetera eccetera eccetera. Quindi toccherà vedere un attimo poi, appena uscirà il database, quelle che saranno squadre di bassa, media e fascia alta per iniziare al meglio. Quindi per questo video ragazzi è tutto, mi raccomando, non perdetevi queste sfide perché sono fondamentali. Venerdì prossimo ci andremo a vedere quelli che saranno i prossimi premi. In descrizione trovate tutti i link aggiornati con alcune partner interessanti, con MyProtein, Pumpling e in particolare poi tutti i social sui quali seguirmi, la piattaforma Viola, ormai la conoscete, dove siamo live tutti i giorni, in questo periodo un po' meno, ma siamo pronti a ripartire a cannone con FIFA 22. Quindi mi raccomando, ci vediamo raga, fate i bravi, un saluto da Riberoschi, ciao!